Oggi in Ecologia Verde ti spieghiamo cos'è la riproduzione asessuata delle piante, le caratteristiche e i tipi. Iniziamo! Cos'è la riproduzione asessuata? La riproduzione asessuata o vegetativa, che avviene in alcuni animali, piante e altri organismi, consiste nel distacco di una cellula o di parti del corpo di un individuo già sviluppato e che attraverso processi mitotici capace di dare origine a un altro organismo che è geneticamente lo stesso. Se vuoi conoscere altri tipi di riproduzione nella piante, non perderti il video che ti lasciamo sulla scheda. Caratteristiche della riproduzione asessuata. Può svilupparsi con un solo genitore e senza che nel processo intervengano cellule sessuali o gameti. Un'altra caratteristica della riproduzione sessuata è che è l'unica possibile negli organismi semplici, come batteri. In essi avviene un processo di fissione binaria o scissione in cui una cellula staminale si frammenta in una o doppio cellule. Nei lieviti e nei funghi unicellulari il processo è chiamato germogliamento e si forma un piccolo germoglio che cresce nel corpo dell'organismo madre finché non cade. In alcuni animali pluricellulari primitivi, come le spugne o i tunicati, la divisione viene effettuata mediante gemme. La divisione cellulare o mitosi avviene negli animali superiori ed è molto simile al processo di scissione, ma non è considerata un meccanismo di riproduzione sessuale. Nelle piante è possibile osservare entrambi i meccanismi di riproduzione sessuale e asessuata. Infine, scopriamo che questo tipo di moltiplicazione può avvenire attraverso varie strutture o metodi riproduttivi. Allora, quali sono i meccanismi della riproduzione asessuata in questo caso? Vediamoli. Prima di continuare, però, ti mettiamo alla prova. Quale delle seguenti strutture vegetali trasporta generalmente acqua e sostanze nutritive dalle radici ad altre parti della pianta? Foglie, steli, radici, fiori. Pensaci bene perché alla fine del video potrai verificare se avevi ragione. Scopri di più sulle parti di una pianta nel video qui sopra. Consideriamo adesso i diversi tipi di riproduzione asessuata nelle piante. Stoloni. Fusti sottili e allungati che si formano lungo la superficie del terreno, formando radici distanziate che daranno poi origine ad un nuovo individuo. Rizomi. Sono fusti a crescita indefinita che si sviluppano sotto, sopra il terreno e danno origine a radici avventizie, da cui cresceranno nuove piante. Talee. Sono porzioni o pezzi di fusti che danno origine a un nuovo individuo. Per questo le talee devono essere sepolte sottoterra e possono essere trattate con ormoni. Innesti. Consiste nell'inserire una gemma in una fessura ricavata nel fusto di una pianta dotata di radici. È qualcosa di tipico negli alberi da frutto. Foglie e radici. In alcune specie sono presenti foglie che possono funzionare nella riproduzione vegetativa. In questo tipo di riproduzione sessuata le piante si sviluppano attaccate alle foglie finché non diventano abbastanza grandi da poter essere separate. Poi cadono a terra dove mettono radici. Questo succede anche con pezzi di radici. Sporulazione. L'organismo forma delle spore piccole e facilmente disperdibili e quando trova condizioni favorevoli dà origine al nuovo individuo. La sporulazione è tipica delle felci e dei muschi. Propagali. Sono piccoli germogli che provengono dal tallo con la capacità di espandersi. È tipico delle piante pirofite e delle felci. Partenogenesi e apomissi. L'individuo riesce a dare origine a semi senza fecondazione dell'ovulo. Germogliamento. Si tratta di un tipo di divisione ineguale che consiste nella formazione di germogli, grumi o protuberanze sulla pianta madre. Questi, man mano che crescono e si sviluppano, possono separarsi dalla pianta principale ed essere individui nuovi ma uguali ad essa. Ottenendo piante geneticamente identiche è possibile generare nuove piante adatte ad ambienti specifici ed è un meccanismo rapido ed efficiente. Pertanto questo tipo di riproduzione è ideale per ambienti poco adatti alla riproduzione per seme. Tornando alla domanda che ti abbiamo fatto prima, la risposta corretta è la B, i gambi. Se vuoi continuare a conoscere le scienze naturali, non perderti la playlist che ti lasciamo qui accanto. Raccontaci, sapevi che esistevano tanti tipi di riproduzione asessuata? Alla prossima volta, ecologisti!